fondo, no? Le fragole. Sì, perché. No, perché Salvini lì pranza, ma Alberto Airola del Movimento 5 Stelle sta andando al Senato probabilmente. Sì, sta andando al Senato. Senti, ma hai visto Di Maio da poco? No, questa non, attesa, non come la vedete? Nessuno. Siete contenti di questo accordo? Non lo so, cambia la situazione ogni 5 minuti e quindi non mi esprimo. Vediamo quali saranno le condizioni, no? Non mi del passo di lato, di questo balletto che sta facendo Berlusconi. Beh, stamattina Di Maio però ha detto che Berlusconi non è il suo problema principale. Beh, Berlusconi è un problema perché fa i suoi interessi e non quelli degli italiani, quindi avere in un governo uno come Berlusconi e avere uno che per 20 anni poteva cambiare l'Italia, non l'ha fatta, ha pensato ai fatti suoi. Ma basterebbe, come dire, un'opposizione benevola? Forse sì, non lo so. Mi sembra particolarmente felice lei. Io so l'influenza che sì, lui certo. ha su... Aspetta, ti volevano rivolgere una domanda da studio, dimmi che io trasferisco. Perché Berlusconi no e Salvini, che è stato eletto, diciamo che fa parte di una coalizione con Berlusconi, e molti deputati, molti senatori sono stati eletti anche grazie ai voti di Berlusconi, va bene. Cioè, qual è la differenza fra Salvini e Berlusconi? Perché non l'ho ancora capito. Diceva Paolo Poggio, dice perché Berlusconi no, ma tanti eventuali deputati e senatori che comunque sono stati eletti con Berlusconi possono andare bene. Perché non hanno magari dei conflitti di interesse come Berlusconi e voterebbero una legge sul conflitto di interesse. Lì li vediamo, è come quando metti alla prova una persona. Voti un conflitto di interesse che toglie a quello che ti ha portato in Parlamento 3 televisioni e tutti i business che ha? Bene, non lo fai? Male. Vabbè, insomma, un compromesso mi pare che alla fine, però, meglio andare a governare che tornare alle elezioni, anche per voi. Io credo che l'Italia abbia bisogno urgentemente di misure per il popolo e queste misure vadano votate subito. Questa è la mia riflessione, quindi se riusciamo a farlo, bene, se no nuove elezioni. Ok, grazie ad Alberto Airola del Movimento 5 Stelle. Siamo sempre in attesa di Salvini che sta mangiando qua. Paolo. Sì.